Stefano Fracasso, segretario regionale di Confartigianato Valle d'Aosta. Non possiamo iniziare senza parlare del caro energia che sta sicuramente preoccupando anche il settore dell'artigianato, oltre che quello del commercio. Sì, allora, possiamo cominciare dicendo che intanto il settore dell'artigianato è un settore molto eterogeneo, quindi non si può parlare di impatto del caro energia in ugual modo su tutte le imprese che compongono il settore. Noi andiamo dai servizi alla persona, ai trasporti, all'edilizia e tutto l'indotto dell'edilizia, quindi insomma c'è una distribuzione di questo fenomeno piuttosto diversificata tra le varie aziende. Ciò nonostante, anche da cittadini ci rendiamo conto che questo problema può diventare un problema serio, anzi in parte lo è già diventato perché un impatto ce l'abbiamo già avuto, non è tutti si aspettano un autunno caldo, ma io credo che una parte consistente dell'impatto di questi rincari ci sia già stato. Cosa farà Confartigianato? Confartigianato intanto si sta muovendo a livello nazionale, voi sapete noi siamo una federazione che ha rappresentanza a livello nazionale nei confronti del governo per sensibilizzare e aiutare con i nostri uffici studi, i nostri centri di ricerca, aiutare in un'analisi del problema e ad identificare possibili soluzioni. Al momento si parla di crediti d'imposta, questi sono provvedimenti già attivi e si studierà eventualmente altre forme di intervento a favore delle imprese da proporre al legislatore. È chiaro, la situazione non dipende solo da noi, non dipende solo dall'Italia, questo è sotto gli occhi di tutti. È una crisi che oserei dire mondiale rispetto a questo problema, per cui non mi aspetto miracoli nel breve periodo. Va bene, non ci aspettiamo miracoli assolutamente, né in questo settore né in altri, però si va avanti con i progetti, si va avanti con la formazione, si cerca di dare una svolta e di ripartire. Confartigianato, cosa prevede per questo autunno quanto a formazione degli associati e magari anche iniziative per attirarne di nuovi? Ma assolutamente, lei ha detto una cosa sacrosanta, si va avanti, si continua ad andare avanti, si affronta il problema anche nella sua gravità, ma si cercano delle soluzioni che possano aiutare i nostri associati. Confartigianato e in particolare Confartigianato Valle d'Aosta ha potenziato la sua struttura a livello di servizi, perché per essere concreti bisogna anche aiutare le persone, le aziende, anche le persone, perché noi abbiamo ampliato anche sul settore persone, a risolvere i problemi di tutti i giorni innanzitutto, quindi a risolvere le questioni burocratiche che a volte possono sembrare degli ostacoli insormontabili e poi bisogna dargli gli strumenti, in particolar modo alle aziende, per poter fare il loro lavoro avendo la consapevolezza di avere un punto di riferimento dove possono trovare le soluzioni ai loro problemi. La formazione, lei ha citato la formazione e questo è un nostro cavallo di battaglia. Ci stiamo accreditando come ente formatore presso la Regione proprio per poter avere più autonomia, più spazi in questo settore, e cercare di captare le necessità delle aziende per dargli la possibilità di formare i loro dipendenti o anche, perché no, i titolari. In questo senso rivolgo un invito a tutte le aziende, non solo ai nostri iscritti, a farci pervenire le loro necessità, perché noi lavoriamo in ufficio, siamo mi permetto di dire, dei buoni gestori dal punto di vista amministrativo-burocratico, ma abbiamo bisogno che dalla nostra base ci arrivino le proposte, ci arrivino gli input per andare a centrare le esigenze e andare
organizzare quegli eventi, quei corsi che sono veramente utili per l'impresa, al di là di quelli che sono poi quelli obbligatori. Cosa fare per attirare nuovi associati? Noi siamo qui per dare dei servizi alle imprese e alle persone. Cerchiamo di dare servizi di buona qualità, a prezzi corretti, non dico a prezzi bassi perché non mi è mai piaciuto questo modo di approcciare le cose. Io credo che ci sia un giusto equilibrio tra la qualità e il prezzo, come in tutte le cose. E quindi vogliamo essere un punto di riferimento per le aziende e per le persone che si rivolgeranno alla nostra associazione.